Continua a viaggiare con noi, iscriviti al nostro canale, i nostri nuovi video ti aspettano, perché ogni viaggio è un'esplorazione, un divertimento, una magia e un sogno. Siamo in Valle Brembana in una fresca domenica sabato di novembre e stiamo facendo una velocissima escursione al Cornello dei Tasso, una dei borghi col contesto medievale meglio conservato della zona. Parcheggiato lungo la strada, adesso ci inerpicchiamo per una breve camminata di qualche minuto per raggiungere il borgo. Giornata lattiginosa, fresca, che purtroppo non esalta i colori dell'autunno. Sabato mattina abbastanza tranquillo per una meta che invece normalmente sappiamo molto 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 frequentata. Eccoci all'ingresso del borgo. Tendenzialmente lasciamo alle immagini il compito di raccontare la storia. Una sorta di invito al viaggio e alla scoperta per chi guarda, tesi alla evidenziazione di quanto ammirato, piuttosto che alla glorificazione delle nostre gesta. Ma oggi vogliamo spendere due parole in più per introdurre questo piccolo gioiello della Val Brembana, in Lombardia, molto conosciuto e apprezzato in zona. Conosciuto e apprezzato soprattutto dopo quel 2020 di pandemia e lockdown, che ha permesso una intensa riscoperta delle località nostrane e dei contesti storici e naturali. Tanto che in alcune località, nelle giornate festive, sono stati introdotti ticket e numero chiuso per cercare di arginare il fenomeno che, in una regione di 10 milioni di abitanti, risulta decisamente opprimente. È grazie all'isolamento, paradossalmente, se oggi possiamo ammirare il borgo di Cornello nella sua antica costituzione. Divenuto infatti fiorente grazie alla sua ubicazione lungo la via Mercatorum, importante asse commerciale con la Valtellina, conoscerà il suo declino causa della costruzione del 1592 della nuova e più adatta ai tempi via Priula, che segue il fondovalle ben distante dalle mura del villaggio, oggi non più visibili. Abbiamo anche le rovine dell'antico palazzo feudale. Col borgo di Cornello dei Tasso non si può ovviamente non citare il legame che il borgo ha con la stessa famiglia dei Tasso, nota soprattutto ad uno degli esponenti più celebri, il Torquato Tasso, autore della Gerusalemme liberata. Ma i Tasso furono anche degli abili imprenditori che, a partire dal 500, iniziarono a gestire le poste imperiali degli Asburgo e dello Stato Pontificio. Inizia quindi nell'XI secolo, con il servizio della sociale mercantile corrispondenza, l'avventura dei Tasso, in quello che è il primo esempio di servizio postale della storia. Dopo l'appalto dello Stato Pontificio del 1460, che durerà fino al 1539, arriverà anche quello dell'Impero Asburgico per volere di Massimiliano I, che durerà fino al 1866,
grazie soprattutto al ramo tedesco della famiglia, i Thurn und Taxis. Al servizio postale, alla sua storia e al ruolo importante che i Tasso ebbero nella diffusione in Europa del servizio, è dedicato il museo che è possibile visitare all'interno del borgo, dove si possono ammirare anche alcuni tra i primi francobolli della storia. Terminiamo la nostra visita a Cornello dei Tasso, e adesso Lady? Cerchiamo qualcos'altro in zona, visto che siamo in zona, cerchiamo qualcos'altro in zona, giustamente. Vediamo cos'altro ci può offrire questa parte di Valle Brembana. Siamo a Val Torta e stiamo risalendo verso i piani di Bobbio. La giornata si mantiene biancastra, però le temperature sono abbastanza piacevoli. Continua la risalita verso i piani di Bobbio, con i panorami sempre più spettacolari. Peccato, ripeto, che il sole non splende pulito, però si riescono comunque a cogliere i colori.
siamo arrivati al parcheggio dei piani di Bobbio, adesso facciamo 4 passi e vediamo un po', vi godesse un po' il panorama. Non siamo attrezzati per salire fino al passo e quindi ci vediamo un po' di panorami prima di tornare indietro sui nostri passi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sulla campanella, così quando pubblicheremo le nostre novità riceverete la notifica.